stato imposto con le minacce. Rischia di diventare impopolare. Allora, che devo fare? Cosa mi consiglio? Abbia un po' di fiducia, ecco tutto. Ma io mi fido molto di lei. Intendevo come poliziotto. Anch'io, naturalmente. Perché? Cosa ha creduto? Eppure c'è qualche momento in cui mi capita di dimenticare che lei è un poliziotto. Penso che succederebbe anche a me se potessi parlare di altri argomenti. Coraggio, allora. Perché non provo? Perché sono un poliziotto. E si è soli quando si fa questo lavoro. Sono rare le amicizie. Pochi di noi hanno famiglia. Ed è giusto che sia così. Senta, Monica, è necessario che lei si mostri rassegnata per la morte di suo padre. E diffidi di chiunque. Qualunque informazione raccoglie può essere utilissima. Da quando conosce Dan Carbo? Da quando entrò in affari con mio padre. E suo padre? Che pensava del vostro fidanzamento? Ci crede che non ne abbiamo mai parlato. Sa, tra me e mio padre non c'era molta confidenza. Ma ora che mi ci fa pensare, mi pare che non avesse simpatia per Dan. E nemmeno Dan Carbo per lui. Si ricordi quello che le ho detto? Si finga rassegnata, si mostri in giro, nei posti che frequentava prima. Lo farò, ma lei mi deve promettere che troverà gli assassini. Oh, Dan! Come stai, amore? Bene. No, smettila! Cos'è? La presenza dell'ospite che ti rende nervosa? È molto che è qui, capitano? No, da poco, e stavo per andar via. Se dovete parlare, vi lascio soli. Ma no, non ho niente da dire al capitano. E io non ho niente da chiederle, signor Carbo. Niente che già non conosca. Se le interessa, lei non mi piace affatto, Beren. Non c'è problema. Non deve sposare me. Carbo. Che è venuto a fare?